Antonietta, lei è stata, diciamo, nominata così un po' come l'ultima signora delle erbe, un modo, sì, diciamo, più grazioso, sì, per dire strega. Io sono la maga delle erbe. La maga delle erbe. Quando è che ha iniziato questa sua passione che l'ha resa famosa? È incominciata da piccola, perché mio padre era un contadino. Allora cercava l'erba buona e l'erba cattiva. Allora mi ha insegnato come si usa e per cosa serviva. E io poi ho imparato qua in montagna, perché mi sono sposata ad Arma di Taggia e sono venuta a abitare qui a Triora perché mio marito è di qua. Io invece di origine sono nata nelle Puglie, non sono neanche una triorasca. E purtroppo la mia passione è di continuare di conoscere le erbe, e tutte le persone mi chiedono per ogni male cosa ci vuole. E io le dico: questo va bene per una cosa, quella per l'altra. E io ho insegnato a tanti ragazzi come curarsi con le erbe. Un tempo, lei ha detto prima, che un tempo l'avrebbero pensata. Certo, mi avrebbero messo a rogo perché io facevo del bene. Invece le streghe cattive mi avrebbero bruciato. Quando c'era l'Inquisizione? C'era l'Inquisizione nel 700, quello succedeva. Raccoglie lei le erbe che ha portato? Le raccoglievo, adesso devo chiedere il favore a una all'altra che me le portino, perché come questo qui è il sambuco, questo me l'ha regalato una mia vicina di casa che si chiama Giulia e me l'ha portata lei. Questo è il tiglio che viene piante di Triora, il tiglio serve per la tosse, per il raffreddore. Poi qui abbiamo il capolvenere che serve, è un diurettico per i reni. E poi abbiamo il rosmarino, quando uno ha una ferita che non guarisce, fare bollire questo, e questo fa guarire tutti. Le ferite si chiudono, le infezioni vanno via. Poi questa è la camomilla, e poi abbiamo la salvia che serve quando uno ha il mal di stomaco, che ha mangiato troppo, che fa indigestione tante volte. Allora basta 4 foglie di questa salvia che il male va via e uno digerisce. Senti, abbiamo avuto, siamo usciti da poco, neanche del tutto, dalla pandemia. Sì, purtroppo. Per il Covid, qual è l'erba migliore per curare questo? Io non me lo faccio, guardi un po', perché sono stata in casa sempre chiusa e sono stata isolata, non ho bisogno di essere